CC2, trama ed anticipazioni della nuova stagione. Ad un anno di distanza, sta per tornare CC, la fiction Mediaset che racconta le vicende dell'amata imperatrice d'Austria. Nel corso della seconda stagione, la protagonista dovrà affrontare nuove difficoltà e nuovi problemi insieme al marito Franz. Ma continuerà, come è nel suo stile, a combattere e non si arrenderà. Ecco che cosa succede in questa seconda stagione. Sono ormai finite le riprese della seconda stagione di CC e manca poco alla messa in onda, sia in Germania sia su Canale 5. Sono trapelate perciò le prime anticipazioni sulla trama e su quello che succederà nel corso del nuovo ciclo di puntate. Durante le puntate della seconda stagione, si riprende dal punto in cui ci si era interrotti e quindi dalla nascita di un erede per Franz e CC. Quest'ultima spera che tale evento possa rasserenare Franz e portare anche luce nella coppia. Purtroppo le cose non vanno in questo modo e l'imperatrice si rende conto che all'orizzonte ci sono nuovi problemi ma anche nuove difficili lotte per il potere. Bismarck sembra avere intenzione di portare l'Austria sull'orlo di una nuova guerra. Il popolo prova grande preoccupazione e CC decide di rimanere al fianco della sua gente e di suo marito. Nella seconda stagione, viene evidenziato come l'imperatrice metta spesso da parte la sua vita personale per fare ciò che ritiene utile per il suo popolo. La svolta però arriva quando CC parte, per un viaggio politico, alla volta dell'Ungheria. Da questo momento inizia per lei un periodo inaspettato di serenità, tra nuove conoscenze ed amicizie. CC ama le distese della pusta e resta affascinata dallo stile di vita della gente del posto. Le persone, infatti, sono semplici e vivono in modo semplice, ma lavorano anche instancabilmente e con grande determinazione. In questa occasione l'imperatrice fa la conoscenza del conte Giulia Andrassi, il capo della ribellione ungherese. CC ne resta da subito affascinata e stringe un legame profondo con lui. Il conte rappresenta una tentazione che potrebbe portare l'imperatrice a tradire suo marito. La messa in onda della stagione di CC è prevista in contemporanea, o quasi, tra la Germania, in cui la fiction è stata girata e prodotta, e Canale 5. Salvo slittamenti e drastiche modifiche al palinsesto, CC dovrebbe andare in onda nei giorni precedenti alla fine dell'anno, con tre prime serate evento, che faranno compagnia al pubblico durante le festività. Infatti la fiction è di 6 puntate, che verranno suddivise in 3 prime serate, quindi con 2 episodi per ogni volta. Il fatto che Mediaset abbia deciso di trasmettere la fiction quasi contemporaneamente rispetto alla Germania, con qualche giorno di distanza, è una curiosità piuttosto importante. Intanto del cast faranno parte, come per la precedente stagione, Dominique Davenport e Yannick Schumann, che saranno rispettivamente nei panni dell'imperatrice CC e di suo marito Franz. Il nuovo volto di questa stagione, ossia il conte Andrassi, sarà interpretato da Giovanni Fugnati. Opp Bartel, a capo del comparto fiction di RTL, ossia la rete tedesca che trasmetterà CC, ha dichiarato che anche in questa stagione ci sarà una lettura diversa di quanto accaduto a CC. Infatti, il tutto sarà analizzato in una prospettiva moderna, senza essere troppo romanzato, a differenza di quanto si è visto nei film o nelle altre serie televisive che hanno visto come protagonista l'imperatrice d'Austria. Un'altra curiosità che è trapelata è che, per garantire la bellezza dei paesaggi, elemento che è già stato presente nella prima stagione, le riprese di CC2 si sono svolte quasi interamente nei paesi baltici. Voi che cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questa seconda stagione di CC ed avete seguito la prima oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.